voi hanno letto o almeno visto un film che ha a cuore appunto il libro di Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari. Io sicuramente tanti prodotti. Ma che ne dite se vediamo un gioco rilasciato nel 1988 da Cocktail Vision, che nome è strano, e si chiama appunto 20.000 Leagues Under the Sea. Se avete letto l'omonimo libro di Jules Verne, allora avrete già saputo di cosa si tratta. Vi dico solamente che segue molto, ma molto fedelmente la trama del romanzo stesso. Sul lato grafico, che vi devo dire? Allora, lo so che devo andarci un po' piano, però, essendo un titolo del 1988, mi aspettavo forse qualcosa di buono. C'erano già tanti giochi che erano molto più colorati, molto più belli da vedere, ma qua sembra un gioco che è stato fatto al risparmio. Mi spiego. Mi piace lo stile dell'ambientazione in stile steampunk, perché a me piace lo steampunk, ma di quello fatto bene. Però noto che ci sono talmente dei colori strani che non ti fanno capire subito in che cavolo di ambientazione siamo. Sembra di avere davanti delle bozze non finite. Ok, va bene, è del 1988, ma ci sono i vari King Quest. Guardatevi il King Quest 3 dell'epoca e poi ne riparliamo. Poi anche i personaggi, tutti semplicemente abbozzati con un design un po' strampalato, insomma, niente di speciale, lo ammetto, però dai, tutto sommato. Grafica che dà quel senso di metallico, di sporco, di steampunk c'è, ma mi sarei aspettato magari qualcosa di un po' più dettagliato invece che di vedere più una semplice bozza. Sonoro, che vi devo dire? Sentite qualcosa? No! Io durante la sessione di gioco che ho fatto non ho sentito né effetti sonori né musica, niente. Qui regna il silenzio. Cioè, io mi chiedo, ma scusa, è un gioco in cui dovrebbe esserci un po' di rumore? Invece niente, niente. Zero. Vediamo adesso la giocabilità. Questo gioco, cosa sarebbe praticamente? Una sorta di avventura testuale, potrei dire, in stile ottocentesco steampunk. Poi, che vi devo dire? Dobbiamo semplicemente puntare con il mouse sui personaggi per instaurare dei dialoghi, cercare di proseguire nella storia, proprio come nel libro, e nient'altro. Tutto qui. È come se stiamo leggendo una sorta di libro interattivo, solo che qui è stato trasformato in un videogioco. Insomma, un titolo che non è che offre tantissime cose. Ci sono, ok, alcuni punti che è strutturato un pochettino come una classica avventura in stile LucasArts, lo ammetto, ma sono impostate talmente in modo strano che non si capisce subito cosa si vuole fare. Poi non ci aiutano neanche i vari timer che saranno presenti all'interno di alcuni scenari che non si capisce molto, insomma, che dire, un giochillo che è invecchiato male e troppo in fretta, forse è stato fatto un po' troppo a risparmio. Però se volete farci un piccolo giretto e volete vedere un'avventura grafica un pochino diversa dai soliti titoli del genere, vi consiglio una visione. Se volete provarlo c'è per Atari ST, per Amiga 500, poi per MS-DOS e per Amstrad CPC.